Direzione penisola iberica, estrema propagine sud-occidentale dell'Europa, stretta tra il Mediterraneo e l'Atlantico. Fine gennaio, siamo ai piedi dei Pirenei francesi, in viaggio attraverso le autostrade del nord Italia. All'orizzonte, un muro di nubi in movimento blocca lo sguardo. La nostra nuova Passat Alltrack, con cui siamo giunti fin qui, non è intimorita dalle bufere di neve. Assetto rialzato, trazione integrale 4Motion e gommatura antineve le danno la grinta e la giusta abilità per affrontare la situazione con controllo e sicurezza. Lasciamo la strada programmata per raggiungere il tunnel di Bielsa che ci porta dai Pirenei francesi a quelli iberici. Le strade deserte ci regalano un sapore d'avventura d'altri tempi. La guida, anche se aiutata dalla più moderna tecnologia di assistenza della nostra impavida Passat Alltrack, deve essere costantemente attenta. Invisibili strati di ghiaccio sono costantemente in attesa nelle zone d'ombra. Viaggiamo semplicemente on the road, affidandoci al nostro navigatore di bordo che ci informa istantaneamente su tutto: alberghi, stazioni di rifornimento, attrazioni. Nel cuore del parco nazionale, a fine gennaio, a 2000 metri d'altezza, sembra di stare sulle nostre montagne trentine. Sconfitta la neve ci abbassiamo di quota su vasti altipiani che si snodano sopra l'Atlantico, dove ad aspettarci ci sono le onde più grandi del mondo. Nazareth è una bella e tranquilla cittadina dal clima mite, anche in pieno inverno. La spiaggia è famosa per le onde gigantesche che attirano qui i migliori surfisti di tutto il pianeta. Il panorama atlantico di amena bellezza è un'esperienza che ci rasserena. Continuiamo a farci guidare dalla nostra Volkswagen Passat che ci offre un tour completo, portandoci a Cabo Espichel, dove la bellezza diventa un'apoteosi di paesaggi battuti dal vento e scogliere verticali che precipitano nell'Atlantico. Quasi 4.000 km alle spalle, ma il comfort che ci offre la Passat non ce li fa sentire. La costa dell'Algarve, con le sue spiagge solari coronate dalle scenografiche scogliere rosse, è l'ultima emozione portoghese prima di rientrare in Spagna. Qui proviamo un emozionante trekking sospeso nel vuoto attraverso un maestoso canyon, attrezzato con passerelle e ponti, che sta diventando a ragione una delle maggiori attrazioni della zona. Prossima tappa a Sierra Nevada, nota area sciistica spagnola dove troviamo le più alte cime del paese. Dal capiente e bagagliaio ora scendono anche i nostri sci, grazie ai quali saliamo verso la seconda cima della Sierra Nevada. Eccoci nuovamente accolti dal comfort della nostra Alltrack. Superato il più alto passo dei Pirenei, una deviazione su piste innevate, selettore off-road e siamo inarrestabili. Ultimo saluto con gli sci ai piedi delle vette di Andorra e il capiente e bagagliaio si riempie anche di queste ultime emozioni.